si parte con il 5 gennaio nel presepe vivente, cioè nella cattedrale, con cioè, circa 50 figuranti. Si è lavorato molto questo Natale proprio con il legame, cioè, della nostra città con i cioè, presepi, quindi un modo sicuramente per la valorizzazione proprio della cioè, tradizione cioè, della nostra città cioè, legata con i cioè, presepi, sia quelli cioè, statici, sia cioè, quelli meccanici, sia come nel caso specifico con i presepi viventi. Con il 6 gennaio poi, con la cioè, Befana su cioè, Piazza Matteotti, con la cioè, Befana che si cioè, cala sia dalla Scala, che poi anche con altre befane, che si cialeranno con le funi. Questo proprio per cioè, testimoniare come questa manifestazione sta cioè, crescendo sempre di più e si è cioè, voluto fortemente con la collaborazione con Confcommercio, con l'edilizia acrobatica, che si è data disponibile proprio per cioè, far sì che la cioè, manifestazione abbia sempre più cioè, seguito. E poi con altre manifestazioni, sia con l'oratorio su Via Lomellini, con uno spettacolo cioè, legato con il cioè, teatro, e poi con cioè, Chiesa in Musica, con l'ultimo concerto che cioè, chiude cioè, questo festival proprio che ha cioè, raccolto oltre 40 cori per cioè, far sì davvero che il cioè, Natale sia sempre più cioè, nella nostra città con uno stretto legame fra la musica, l'arte, cultura, cioè fede, la tradizione proprio della nostra città. Un bilancio sicuramente molto positivo, devo dire una anche forte partecipazione proprio di cioè, tante persone, sia delle cioè, persone che hanno preso parte alle varie manifestazioni che anche tutti coloro che hanno visitato cioè, presepi, che hanno partecipato per i cioè, concerti. Devo dire che forse fra tutti questi anni proprio quel cioè, Natale più c'è sentito, ecco, sia cioè, grandi che cioè, piccoli. Questa è l'altra bella, diciamo, quel bel legame che ci lasciamo oggi con il cioè, Natale, cioè il fatto che le cioè, manifestazioni hanno veramente visto una forte partecipazione di ogni fascia proprio ed è importante questo perché insomma Natale serve, come dico sempre, per i piccini e per noi grandi, per cioè ritrovarci nuovamente piccini. Certamente i due eventi che coinvolgono di più come chiesa, e ringrazio ancora anche col comune, l'assessorato, eccetera, è il 5, questa manifestazione, questa sacra rappresentazione all'interno della cattedrale di Genova, prima della celebrazione. Quindi ritorniamo alla vecchia tradizione di fare qualcosa che rappresenta un evento religioso, ma al tempo stesso anche culturalmente significativo. E poi la conclusione di questo famoso percorso sui presepi, che ha valorizzato i territori fuori dal centro, e che concluderà poi con una manifestazione il 4 di febbraio, dove si recupererà tre elementi che per me sono importanti: quello religioso del presepe, ricordando che ci sono gli 800 anni legati a questo, a tutto questo che stiamo facendo, oltre che alle festività liturgiche. Secondo, l'aspetto culturale, perché l'arte si è espressa nella nostra città attraverso i presepi. E terzo, sulla pace. Non dimentichiamoci che Francesco, tornando durante le crociate, fa il presepe a Grecia, per dire che nasce il re della pace. E ne abbiamo tanto bisogno. E questo le due grandi attività, e poi tutto il resto. Volevo sottolineare e termino il discorso dell'apertura a tutti. Sono manifestazioni non chiuse, ma tutti possono partecipare. Spettacolo si intitola Incanto di Natale, l'ho scritto e diretto io, gira da una decina d'anni l'Italia con varie formazioni, è una classica favola natalizia piena di buoni principi e di buoni sentimenti, laddove la notte di Natale, mentre tutti si organizzano per fare cenoni e sono imbottigliati nel traffico cittadino, accade qualcosa che costringerà tutti a rinunciare ai progetti e a quello che avevano pensato di fare quella sera. Questo consentirà a tutti, con tempistiche diverse, di riscoprire il significato del Natale nell'amicizia, nella solidarietà e nella condivisione con persone anche molto diverse, anche con sconosciuti. Lo spettacolo, insieme a me in scena, per lo spettacolo ci sarà Luca Lamari al piano, Francesca Rapetti al flauto e un piccolo coro di voci bianche,
diretto da Sara Nastos. Lo spettacolo alle 18, ingresso libero all'Oratorio San Filippo in via Lomellini.